ha a che fare forse anche, adesso è un pensiero che mi viene in maniera estemporanea, nella poesia dedicata a Chiara. Sì. Ce ne sono due, lettera per esattamente. La prima, mi pare, sì, quella in cui dici resto un uomo di montagna. Sì. E aperto alle ferite. Aperto alle ferite, e ti riferisci a questi sì pronunciati senza dubbio, a questi no senza possibilità di smentita. E mi sembra che questo riporti il discorso che stiamo facendo proprio anche alla, a un discorso di memoria, quasi di infanzia, di momento vissuto, che ha fondato dei valori, sì, profondamente sentiti. Sì, sì, beh, questo senz'altro, no? E il retaggio, anche altre parole che noi usiamo poco, che sono state parole pericolose, stirpe, retaggio, queste parole sono state parole pericolosissime. E anche lì, anche, no? Come poi, no? Si vira verso la... si capisce quanto sia pericoloso poi, quanto sia pericolosa la parola. Ebbene, è un retaggio quello lì, e lo dico nel senso più neutro possibile, e cioè una disposizione, una sequenza di gesti e di atteggiamenti e di sistema di valutazioni che si condensano negli individui. Quello è. A me piace il sì, e mi piace il no, che devono essere definitivi a un certo punto, così come mi piace la parola addio, mi piace riempire di significato la parola lei e tu, cioè io prima do del lei per poi riempire di significato il tu, se e quando ci sarà. No? Perché noi tendiamo anche, abbiamo a disposizione queste parole, e queste parole hanno un carico morale dentro, no? Questo. E volevo chiederti una cosa, perché il mandato a dire all'imperatore, sono poesie in italiano, sì, e ci sono due poesie invece in dialetto, sì. Ti instaurano un rapporto anche curioso, nel senso che forse anche per come siamo stati abituati a leggere la poesia in dialetto, a volte si riferiva quasi a un paesaggio pittoresco. Sì, beh, questo è il bozzettismo dei primi del Novecento. Esattamente. Sì. Però mi sembra che qui invece sia declinato in maniera identica alla poesia in italiano, nel senso che riporta una realtà descritta nella, non voglio dire nella stessa maniera, però molto simile, con uno spostamento che è fondamentale, mm-hmm, che è il suono. E, allora guarda, credo che avere a disposizione due lingue per esprimersi, diteggiarle entrambe con cura, non sia altro che un'occasione in più per pronunciare compiutamente il proprio io. Le lingue portano con sé dei mondi. Il friulano, se io tolgo il friulano dal suo terreno, dalla sua terra, mi viene via una radice perfetta, levigata, pulita, mi viene via una radice sporca di terra, di humus, di animali, di... E molto spesso mi capita di usare dei modi che sono del friulano in italiano, e però c'è un aspetto, questa tua percezione di non discontinuità tra italiano e friulano, una percezione è corretta, mi pare di poterti dire,
ed è una mia ricerca voluta. Sono due lingue che sono contenute nello stesso individuo. Se sapessi il turco o l'aramaico, userei anch'esso per esprimermi, perché una lingua, ogni lingua è un mondo, ed è una prospettiva diversa che si va ad aggiungere alle altre, ti dà modo di definire, circoscrivere meglio la realtà. Ci sono delle parole in friulano di una forza e di una prossimità con il mondo naturale inaudite all'italiano, inaudite, non le ha, perché come sapete noi veniamo da una tradizione fondamentalmente poi elaborata durante il Rinascimento di depurazione della lingua, e la nostra più grossa difficoltà come paese, come nazione, è stata quella che questa lingua era separata dalle lingue veicolari, che erano di fatto i dialetti, che si versavano nelle città, nelle campagne, si sporcavano di fango, rendevano compiutamente i dati del mondo, e bastavano, erano sufficienti, mentre l'italiano è stato viziato ab origine proprio da una depurazione di fatto artificiale, accademica, che è arrivata fino a noi. Noi non abbiamo sviluppato, se non negli anni 50, un linguaggio giornalistico accettabile. Il linguaggio giornalistico è una delle prime forme proprio di veicolari, no? Deve essere rivolto il più possibile a un pubblico il più possibile ampio. E quando l'abbiamo sviluppato facendo dei calchi dal linguaggio televisivo, quindi in maniera disastrosa. Vi basta leggere qualsiasi quotidiano per capirlo, no? E allora, ecco, forse il lavoro di chi scrive poesie oggi è dare proprio una dignità veicolare. Anche questo sarebbe una contraddizione in poesia, no? A questo italiano. Non troverete parole letterarie, non, credo che non ne abbiate trovate, no? No, infatti no, non ce n'è una. Io non le uso ecco, il lavoro è stato un lavoro di rastremazione maniacale del linguaggio in questo mandato a dire all'imperatore. La novità è come si sono combinate, in quale relazione si sono trovate queste parole fra di loro, no? Ecco, questo è tutto lì. Poi il lavoro di chi scrive è quello, no? E ricombinare, cioè se un giorno un poeta avesse la possibilità di ridare dignità poetica a parole come gabbiano, arcobaleno, che ne so, e tutte queste parole logorate, no? Anche dal poetese, ecco, il poeta meriterebbe il Nobel, no? E questo è il lavoro che si deve fare, secondo me. E da qui anche il non ritrarmi davanti a temi che in genere in poesia si rifugano, no? Io mi pongo frontalmente davanti a tutti i temi, vediamo chi... come se ne esce, vediamo che cosa succede. Magari mi pongo davanti, ho scritto poesie d'amore, va bene, no? E queste poesie d'amore, sì, scriverle in italiano, un conto è scriverle in friulano, che è ancora tutto inedito quasi, no? Quella forma di linguaggio e è quel tema, ma in italiano insomma ci vuole un po' di coraggio. Non cadere nella retorica anche. Magari tu ti devi, però tu ti devi disporre lì davanti, anche sapendo di perdere, anche sapendo di essere sconfitto, come torniamo a Ettore, no? Non c'è economia se non
nella tecnè non c'è economia, umanamente, personalmente, nella figura del poeta. Ci deve essere nella sua scrittura un'economia quasi zen, ma non nel suo darsi alla, una predisposizione all'apertura, alle ferite anche. Sì, per poter trasmettere anche qualcosa di che si percepisce come reale grazie alla sua intensità. Io a questo punto quasi quasi ti chiederei di leggerci una poesia in friulano. Se... In friulano ne abbiamo soltanto due, e queste due non potevo non scriverle in friulano, perché una è un tu rivolto a mio padre e l'altra è un coro. È un coro di giovani del 45, canto d'aprile, no? Partigiani che qua parlavano in friulano. Allora, prima in traduzione, poi... Noi cantiamo perché teniamo duro, il nostro morire è per il nascere dei figli. Quando cantiamo alziamo lontano, dal buio del bosco al cielo d'aprile, il fuoco del nostro sangue per il domani. No chiantin pace che otignin dur, il nostro imurì alle palnasci dai fis, quanco chiantin al cin lontan, dal scur dal bosco al cil di avril, il fu dal nostro sang, palindomani. Questo è il suono, no? Infatti la differenza di suono è... È netto. Mm.